Altra rapina a Sassari. A farne le spese questa volta è stata la gioielleria Meucci, situata in Corso Vico. I due malviventi, un uomo ed una donna, sono entrati disarmati ed hanno avviato una colluttazione con la titolare dell'attività, terminata con il furto di 3 bracciali d'oro e la successiva fuga dei due malviventi per i vicoli cittadini. Gli agenti della squadra mobile di Sassari, prontamente allertati, sono intervenuti subito ed hanno immediatamente individuato e detenuto la donna autrice del furto, una sassarese di 23 anni, mentre l'uomo, residente ad Oristano, è stato rintracciato ed arrestato qualche ora dopo, mentre si rifugiava in un casolare nella periferia di Sorso. Entrambi sono stati subito tradotti al carcere di Bancali in attesa di processo. Due trentenni residenti ad Alghero e Porto Torres sono stati denunciati dai militari della Guardia di Finanza della sezione operativa navale di Alghero per esercizio abusivo dell'attività di locazione. Avevano infatti adibito la loro barca ad albergo galleggiante, trasformandola in un vero e proprio bed and breakfast, pubblicando su siti internet di viaggi e vacanze le loro offerte di affitto. Ma il problema è che erano completamente sprovvisti di autorizzazioni. I militari delle Fiamme Gialle, dipendenti del reparto operativo aeronavale di Cagliari, hanno avviato una serie di controlli sulle imbarcazioni ormeggiate nei porti della Sardegna nord-occidentale, in particolare nella Riviera del Corallo, individuando nello scalo di Alghero uno yacht di lusso sospetto. Successivi accertamenti hanno consentito di constatare che la barca, lunga 18 metri e dotata di cabine e posti letto, veniva data in locazione sul web con la formula del bed and breakfast da almeno 2 anni. Ottenute la prenotazione e il pagamento online, i due proprietari ricevevano gli ospiti con tutte le attenzioni del caso, offrendo un buon vino con la consegna delle chiavi. Lo yacht rimaneva sempre ormeggiato in porto, i turisti potevano così trascorrere uno o più giorni ad Alghero, dormendo a bordo e facendo colazione, per poi dedicarsi a visite o escursioni in zona. Ma i finanzieri hanno scoperto che l'imbarcazione poteva essere utilizzata solo da diporto e non come albergo galleggiante. Per i due proprietari è scattata la denuncia. Dovranno pagare una multa compresa tra i 65 e i 264 mila euro. Nella mattinata di oggi l'Istituto Comprensivo a Monterosello Alto ha salutato il carnevale con una sfilata per le vie del quartiere, riempiendolo di allegria, colori, voglia di divertirsi e con la grandissima sorpresa dei trampolieri. Il tema della sfilata era la cittadinanza globale, con particolare attenzione all'educazione interculturale, intesa come occasione di confronto nell'ottica del percepire la diversità come una risorsa che ci può solo arricchire senza nulla togliere. La sfilata è stata accompagnata da genitori, zii e nonni festanti. Grazie alla collaborazione del Comitato Genitori e della Polizia Locale, anche quest'anno la sfilata si è svolta in sicurezza ed armonia. Bene Tutti è pronta anche quest'anno ad uno degli eventi più attesi in Sardegna e non solo, con la 9ª edizione della Pentolaccia a Cavallo. A dare ancora più lustro all'evento ci ha pensato il maestro d'arte di caratura internazionale Elio Pulli, che per l'occasione ha creato con le sue mani 6 maschere, pezzi unici, che sfileranno unicamente alla Pentolaccia benetutese di quest'anno, prima di essere poi messe all'asta con il ricavato destinato in beneficenza all'Associazione Ippica Benetutese. Vai così.
Saranno avviate nei prossimi giorni presso le sedi Confcommercio di Sassari e di Olbia le nuove sessioni dei corsi per la somministrazione e vendita di alimenti e bevande. I corsi autofinanziati sono riconosciuti dall'Assessorato regionale del lavoro e rivolti a tutti coloro che desiderano ottenere l'abilitazione necessaria per rilevare o comunque gestire in proprio un pubblico esercizio o un'attività commerciale nel settore alimentare. Il titolo abilitante rilasciato dalla Regione consente infatti di intraprendere una molteplicità di attività economiche, peraltro in continua espansione, nel comparto del food and beverage, da quelle più in voga di street food alle classiche rivendite di generi alimentari, dai negozi di prossimità o vicinato, ai market, dal commercio di pane e dolciumi, ortofrutta, carni e prodotti ittici, alle enoteche e dai negozi di liquori e bibite da asporto, dai punti vendita di prodotti tipici legati alle tradizioni enogastronomiche del territorio, agli esercizi specializzati negli alimenti e nelle bevande per soggetti con intolleranze alimentari, dai bar alle caffetterie, dalle birrerie alle vinerie, dai ristoranti alle osterie, alle pizzerie, spaghetterie, alle griglierie, ai bistrò, alle aziende che effettuano la somministrazione congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago come discoteche, nightclub, eccetera. I corsi che si terranno nella fascia oraria pomeridiana sono particolarmente indicati per quanti sono interessati ad intraprendere un'attività imprenditoriale nel comparto del terziario di mercato o devono provvedere alla regolarizzazione della loro posizione professionale, anche al fine di consentire il ricambio generazionale o il subentro in esercizi preesistenti. Carnevale Barbaricino non è soltanto trasgressivo divertimento. Mamo Yada è la patria dei mamutones. La maschera del mamutone ha origini oscure e assai remote. Ha un'espressione misteriosamente tragica. Il suo nome si suppone derivi da Maimone, che nella mitologia barbaricina rappresenta il dio. La vestizione è una cerimonia solenne e avviene all'interno di una cantina o di un cortile, dove i mamutones sono aiutati da parenti e amici in un'atmosfera fremente e agitata che coinvolge tutta la comunità del paese. Indossano pelli a pelo lungo. Sulle spalle e sul ventre vengono legati campanacci di diverse grandezze e dal peso di circa 25 kg. Le maschere nere, ricavate dal legno di fico, hanno sembianze umane e ricordano i sardi nuragici. I berretti, sul capo, sono coperti da fazzoletti annodati sotto i menti. I fazzoletti da donna stanno a significare che queste maschere non hanno sesso, in quanto raffigurano il dio della pioggia. E forse non è a caso che si spostano in gruppo da 12, come 12, si dice, erano in passato i teschi che a Orotelli e a Orgosolo venivano immersi nell'acqua fino a piovere. Essi marciano a passi di danza sincronizzati, in processione su due file parallele. Curvi sotto il peso dei campanacci, vanno verso il loro ipotetico sacrificio, necessario a propiziare la pioggia, guidati e controllati dagli socadores, uomini con la fune che si muovono in modo libero e agile, lanciando qua e là improvvisamente il laccio, detto sasoga, sulla folla per catturare l'amico o la donna scelta. Qualunque sia la verità sui mamutones, il loro passaggio incute rispetto, provoca curiosità e forte emozione.
ed è un segnale di tempi propizi. Essi sono sempre accolti da tutti con festosa allegria. I Mamutones e gli Isoccadores sono un pezzo di storia della Sardegna antica e moderna insieme, ma appena un piccolo tassello di quell'enorme e tipico mosaico culturale che conserva la Barbagia. Filos de oro han cosido su cor saleno en saula tua vado una vedra que su fuego no brucia más mas agarena de esa gente a lue pia vado un umano que ni une conosquía Maria amigo, amigo não fui mais. E in questo tempo l'estro pieno di anniu, nuda e sicuro e frimunto te starreu. Daran che mala sorte, ma non ergai. Che gioca chi in sa morte che ha brullati a noi e non disco ma di a che re rischire che schi rischia e non l'ha attuato a si è Il male ha un nome nuovo. Hanno cucito il tuo cuore e il tuo respiro. C'è una pietra che il fuoco non brucia mai. Niente è sicuro e certo. Tutto è spavento. Amigo, ma amigo, non fui mai.
La società Sport Full Time informa che sono aperte le iscrizioni per la stagione 2018-2019. Per i nati nel 2010, 2011 e 2012, due lezioni prova gratuite. Per info e iscrizioni, contattare le piscine Lufangazzu al numero di telefono 328 43 32 016 oppure all'indirizzo email sportfulltime@gmail.com oppure contattare le piscine Latte Dolce al numero di telefono 342 56 49 121. Il gruppo cinofilo sassarese e il gruppo cinofilo logudorese organizzano per il 6 e 7 aprile 2019 l'esposizione cinofila nazionale del Logudoro e l'esposizione internazionale di Sassari presso il Camping Village Linibari, località Marina di Sorso. Food and Beverage Festival Che Gusto, produrre bontà e mangiar bene con il punto esclamativo, dal 15 al 17 marzo 2019 presso il padiglione della Promocamera a Sassari. Allegra Goro conduce Alfredo Nieddu. Giovedì 28 febbraio, nella nostra emittente dalle ore 20.30, sarà ospite della serata il gruppo folk San Nicola accompagnato dal virtuoso organetto di Angelo Nieddu. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, tutti i giorni alle ore 16, alle 18.30 e alle 23, il mercoledì e il venerdì in prima serata alle 20.45. TG Informazione ed Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30. È in onda 24 ore su 24 sul canale 115 del Digitale Terrestre, Libera TV.